passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Il Frosinone non ha mai perso nelle ultime 5 partite in casa, un dato che sicuramente rassicura i suoi tifosi. Decidono di giocarla all'indietro. Quagliarella la gioca sulla destra. Prova il filtrante. La gioca in aria. Pallone lungo in verticale. L'Atalanta sta provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Sì, soprattutto in attacco. E tu cosa ne pensi? Credo che vogliano provare a disunire la difesa avversaria per trovare più spazio. Grazie ai movimenti ampi degli attaccanti sperano di creare lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Salomon riesce a rubargli il pallone. Prova a verticalizzare. Quagliarella la gioca a sinistra. C'è il dai e vai. Vuole la profondità. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Giocatore colto in posizione irregolare. Qui siamo di fronte a un fuorigioco millimetrico. Palla in avanti verso il compagno. Ilicic la mette sulla sinistra. Cerca un compagno. Duvan Zapata scatta verso il pallone. Il Frosinone arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo turno. Gol Daniga. Campbell. Ottimo il fraseggio. Crisetti allarga il gioco sulle fasce. Campbell. Il Frosinone sta tenendo la palla molto di più e c'è il risultato a dimostrarlo. Crisetti decide di sfruttare la fascia. Riceve il passaggio, tenta la conclusione. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Dunque, rimessa laterale. Grande prova di forza. È in posizione per il cross. Crisetti. Solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. L'appoggio sulla fascia. Così senza varchi non avevano alternative. Passaggio sulla destra. Pallone era... colpisce! Ha segnato! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trova...
L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre stanno tirando il fiato. Come giudichi il loro primo tempo? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Si riprende con il secondo tempo. Nessun cambio per le due compagini nell'intervallo, a quanto pare. Zapata. Cerca il tiro. Clamoroso, traversa. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Un bel tentativo vanificato dalla traversa. Davvero un peccato. Gol Daniga. Risetti. Gol Daniga. Lungo. Lungo passaggio in avanti. Duván Zapata la gioca a sinistra. Possibilità per Quagliarella. Il Frosinone guarda gli avversari dall'alto dei due gol in più segnati. Si sentono certamente a proprio agio. Decide di sfruttare la fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Tocco preciso. L'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. L'Atalanta sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente ti giochi negli ultimi minuti, quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari che provano a dare il tutto per tutto. Ma farlo per periodi prolungati, Fabio, può essere pericoloso. Rafael Toloi. Castagni. Il Frosinone ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. La mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio. Qui marcatura asfissiante. Ha spazio sulla fascia. Numero! Gossens. Molto solido il suo intervento difensivo. Non si è fatto superare. Si libera la grande. Zapata cerca di sfruttare gli spazi laterali. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Prova a passare con un pallone profondo. Possibilità per Quagliarella. Risetti, il suo pallone è morbido. Ci mette una pezza. Occasione per il contropiede. Tocco morbido. Gol Daniga. Il Frosinone è ancora in vantaggio per 2-0 e non manca molto alla fine. Tentativo in avanti, lungo. Opportunità di ripartire. E passa! Salamon, Duván Zapata, di forza.
già riconquistato palla. Pagliarella la gioca a sinistra. Ecco un'occasione di contropiede. Cerca spazio. Se ne va. Ottimo disimpegno, fondamentale. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. E l'arbitro dice che può bastare. Hanno conquistato la vittoria dopo una partita impeccabile e hanno mostrato spirito di squadra, mentalità e grande personalità.